Ah, ci sono quasi, finalmente. Questa parte di scheletro è fatta. E comunque è già quasi notte, quindi. E oggi è una nuova giornata. E fra poco dovrò anche iniziare a viaggiare per andare in nuovi luoghi. Aia. E quindi ragazzi, benvenuti. Dopo aver ampliato un bel po' lo scheletro di casa, aver fatto un bel terrazzo, questa zona qui che fra un po' miglioreremo, e creato le scale per un piano di sotto, credo proprio che sia arrivato il momento per iniziare ad esplorare vari luoghi. Però ovviamente prima, magari i piani di sotto, mi piacerebbe anche completarli, quindi ho preparato qui dei mattoni con cui completare il pavimento di casa, che magari non voglio camminare sulla terra e poi c'ho tutti i vermi che mi vanno nelle scarpe. Ah, e voilà! Che bel pavimento professionale! Qui sotto ci faremo un bel po' di cose belle. Tra l'altro, dopo una esplorazione più approfondita delle caverne, sono riuscito anche a recuperare questo ferro che mi servirà per creare delle bellissime porte. Però magari non delle porte normali, ma di sbarre. Sì, proprio di sbarre di ferro. Ovviamente solamente per la zona di sotto, perché di sopra volevo creare delle porte migliori. Intanto mettiamo queste qui. Guarda, sembra forse quasi un po' troppo una prigione, ma fa niente. Tra l'altro è stato anche bene creare queste casse dorate che contengono un bel po' di materiali, dato che adesso mi toccherà prendere un bel po' di legno. Sì, mi servirà perché adesso continueremo anche ad espandere questa casa, il piano di sopra. Ho anche appositamente creato questo bellissimo taglialegna. Non nel senso di falegname, ma una macchina per tagliare il legname, per poter evitare di sprecare il meno possibile le nostre assi di legno e così poter utilizzare le scale che ho appena creato per dare anche una sorta di tridimensionalità a questa casa. Non vedete che è abbastanza piatta? Poi mi divento un cubo. No, tridimensionale. Tac. Così proprio. Guarda che bellezza. Guarda. Da sotto, ovviamente, la dobbiamo vedere per apprezzare appieno la bellezza. Guarda qui, ovviamente, sarà ancora più bella una volta che qui avremo espanso il secondo piano. Ovviamente, però, adesso dobbiamo mettere anche il legno. E come sotto, facciamo lo stesso pattern utilizzando questi tronchi di quercia. Ne avevo già un po' pronti, quindi li mettiamo. Quelli già senza corteccia. Purtroppo il legno che ho soltanto in questo momento non basterà. Ho eliminato quasi tutti gli alberi pulendo questa zona. Ma fortunatamente mi sono tenuto tutti gli arboscelli. Quindi questa qui sarà proprio una zona dedita alla coltivazione di alberi. Stavo per tagliarne uno qui vicino casa, ma adesso vi faccio vedere. No, perché era veramente strano, speciale. Lui. Ah! Ok, forse non vuole essere tagliato. Scusami, si è pure girato a guardarmi. Se prova a tagliarlo, quindi si arrabbia. Oh, cavolo. Ma quello. No, ma mi ha scorreggiato in. Allora, senti, so che potrebbe darti un pochettino fastidio, ma io voglio che tu venga con me, ok? Quindi mi chiudo un attimo qui con te e ti taglio. Venga, eccomelo qui, ce l'ho in mano. Senti, mi tornerai utile tu adesso. Allora, iniziamo a sfruttare il piano di sotto. Perché, dai, lo metto qui. Ti ho creato un piedistallo su cui stare. Uè! Allora, amico mio, mentre ti avevo nell'inventario e ti ho potuto analizzare, ho capito che tu sei una quercia saggia. Mi potrebbe dire qualcosa? Anzi, aspetti un attimo qui, aspetti un attimo qui. Gli voglio mostrare l'occhio, voglio capire se lui può saperne qualcosa. Guarda, ti ho portato quest'occhio, sapresti dirmi come trovarne altri? Adesso dammi una buona motivazione per cui io dovrei risponderti. Mi hai letteralmente appena tagliato e messo qui sotto. Allora, senti, amico mio. Innanzitutto, io sono Lambert. Quindi, il mio nome potrebbe incutere timore a un albero come te. E secondo, non so di certo qualcuno che vuole far del male. Senti, mi serve il tuo aiuto. Devo trovare altri di questi occhi. Mi servono per trovare chi ha distrutto questo mondo e poterlo sconfiggere. Beh, allora se metti in gioco queste premesse, potrei pensare di darti una mano. Sì, tranquillo. Tanto prima o poi vedrò se potrò darti un corpo migliore di un bastoncino. Come sei entrato a conoscenza di questi occhi? Ne ho trovato uno nelle profondità di una miniera. Ma un mio, chiamiamolo amico, mi ha già parlato della presenza degli altri occhi. Avrebbe potuto aiutarmi lui, ma dato che tu sei un tronco saggio, mi sa che potresti aiutarmi già tu, no? Capisco. Iniziamo parlando del fatto che gli occhi sono ben 16. Tu hai trovato l'occhio perduto. Si dice che sia stato forgiato decenni fa. Oh, fantastico. Allora tu mi potresti aiutare a trovare altri occhi? Beh, potresti iniziare con qualcosa. Io personalmente ti consiglierei di iniziare dagli occhi che sono presenti nelle strutture abbandonate di questo mondo. Potresti per esempio andare
nelle piramidi. Piramidi, eh? Grazie per il consiglio, allora. Senti, guarda, non ti voglio manco più disturbare dopo, dato che ti ho ridotto così. E quindi io vado, ciao. Piramidi, sono da trovare, sono da trovare. Comunque, durante la nostra chiacchierata sono anche già cresciuti gli alberi, quindi andiamoli a tagliare. Quindi con questo legno aggiuntivo che ho appena trovato vedremo di finire questo piano superiore. Tra l'altro dovrò anche trovare un modo per salire, perché qua io ho creato queste belle scalinate, ma poi come faccio? Cioè, e con questi ultimi legnetti è fatta, adesso devo semplicemente togliere tutta la corteccia. Oh, diamine. Si è rotta l'ascia di acciaio. Allora, andiamo a crearne una nuova. E stavolta me ne vado a creare una seria. Non la più seria, ma una veramente seria. Ma tanto tanto. Allora, praticamente unendo del ferro con della redstone possiamo creare questo materiale qui. Il mio materiale, il ferro di Lumber. Possiamo creare una bellissima ascia da Lumber. Guardate qui che bella che... Il mio orgoglio. Vai, vai, togli tutta la corteccia. Ah, che ascia fantastica. Bene, il pavimento del secondo piano è completato, tranne per le scalinate che poi vedrò come inserire. Mi sa che anzi lo faccio adesso, modifico la scalinata, faccio in fretta. Ok, credo che una scala così ci potrebbe stare. Ovviamente adesso la miglioriamo per non farla sembrare così brutta. Ecco fatto. Ecco questa qui, andremo di sopra. A proposito di questa che porta di sotto, dato che io non ho una camera da letto, potrei utilizzare questo luogo qui. Vedo di creare una porta, tra l'altro una in maniera speciale, ecco, un altro tipo di porte molto belle, utilizzando dei bastoncini così che venga così più bellina, che si adatti di più al... Oh, ma che cosa è quella roba? Un Enderman che va a fuoco. Io provo ad affrontarlo, se qualcosa va male io mi butto in acqua, Però, un Enderman che va a fuoco. Che diavoleria è mai questa? Oddio, la velocità era inaudita. Mi ha dato la sua pelle e un cuore. Con la sua pelle mi potrei fare una bella spadona. Però non è cosa di adesso. Via, via. Quindi riprendiamo quello che stavamo facendo. Prendo questo mio letto così che non rimanga sempre in quel luogo a caso. E mi infilo qui. Un bel luogo dove potrò riposare. E adesso uscendo dalla finestra, perché ancora non è una finestra, volevo anche fare una cosa carina qui. Volevo crearmi un orticello qui sul balcone, dato che nel ripulire davanti a casa mia mi sono anche riempito di molti semi. Quindi perché no? Perché non piantarli qui, dato che qui metterò le finestre e guarderò le varie piantagioni. Potrebbe essere cibo, potrebbero essere semplicemente decorative, ma vedremo appena cresceranno. Ecco che c'ho un paio di semi di vari tipi di pianta. Le metto a file, magari così non mi confondo. E vediamo che cosa crescerà da queste. Allora, credo che abbiamo passato un po' troppo tempo a casa nostra e che dovremmo iniziare a viaggiare. Quindi, so che la miniera non è proprio il luogo che vi aspettavate, ma adesso vi farò capire perché. Innanzitutto, c'è una zonetta bella, bellina, che avevo trovato. Guardate qui, una bella zona con dei cristalli. Questi qua mi potranno tornare utili. Quindi li vado a recuperare tutti. Mi servivano un po' di stringhe, me le sono venute a rubare. Tutte le stringhe che ho recuperato ci serviranno adesso per creare qualcosa di interessante. Adesso prendiamo la nostra pelle e mettiamola qui. Unendola con le stringhe possiamo ottenere questa pelle. Questa pelle la possiamo cuocere. Mentre aspettiamo però dobbiamo fare una cosa. Dire addio al nostro elmetto. Però ovviamente non sarà un addio come un altro. Non è che lo metto in una cassa e basta. Lo volevo mettere su un armor stand. E mi sa che ho già capito cosa mettere qui nella mia stanza da letto. Un armor stand con questo elmetto che mi ha accompagnato per ora. Stiamo per avventurarci in luoghi distanti rispetto alla sicurezza della nostra casa, quindi ci dovremmo anche fare un'armatura potente. Ho recuperato della tanzanite e quindi posso utilizzarla per farmi un elmetto. E dei piedini sono tutto viola, anche se una parte sarà ancora di demonita, a meno che adesso non faccio qualcos'altro, vediamo. Potrei farli di opale, perché no? Ce l'ho? Quindi sì, facciamo. Ci abbiamo il pantalone bianco. È una cosetta interessante. Mentre esploravo le miniere ho trovato anche questo, che posso utilizzare nella mia mano. Praticamente sono degli artigli che posso indossare per scavare più velocemente. Guardate, guardate. Mannaggia. Adesso la pelle è pronta e con questa qui posso formare uno zaino. Era questo quello che volevo fare. Un piccolo zaino, non è proprio grandissimo, ma sarà già abbastanza grande per recuperare tutto quello che ci servirà. Finora abbiamo avuto problemi con il nostro spazio. Ogni volta ce l'avevo pieno, dovevo buttare roba. Adesso grazie a questo zaino potrò recuperare tutti i materiali che mi serviranno, che potrebbero tornare utili. Una mosca! Via!
Eh sì ragazzi, qui entrano spifferi, mosche. E mi sa che proprio mentre andrò alle piramidi mi recupererò un sacco di sabbia per le finestre. Ehi, 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 che... via dal mio giardino. Sì, ma dove sto andando? Io sono un po' stupido già. Stavo iniziando a incamminarmi senza sapere dove andare. Il nostro amico sconosciuto, servo del mago, ci aveva spiegato che potevamo farci una bussola. Mi sono studiato come farmela ed ecco qui che ho preparato già i materiali. Anche se avrei pronti anche i materiali per un'altra bussola. Ho visto che ne posso fare ben due tipi. Allora, iniziamo con quella che mi ha consigliato di fare lui, questa qui, la bussola dell'esploratore. E poi per conto mio volevo farmi anche un'altra bussola, questa bussola qui, la bussola della natura. La bussola dell'esploratore ci potrà far trovare strutture, mentre quella della natura dei biomi. Quindi credo di essere abbastanza pronto. Direi di andare verso la piramide. La bussola in questo momento sta cercando e sembra che l'abbia trovata. In quella direzione si trova il deserto con le sue strutture, quindi dovremmo iniziare ad incamminarci. Ok, in quella direzione, ma sono sicuro che nessuno si lamenterà se faccio un attimo una visitina, non a questa zona qui, a questa zona. Sembra essere in realtà semplicemente un villaggio. Non era proprio un villaggio ricchissimo, però ovvio, ho notato che qua c'è tipo una villa. Ah, ho capito di che è quella villa. Villagers, eh? Eccoli! Beh, adesso io mi esploro la vostra villa. No, 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 voi siete cattivi e non va bene. La mia ovviamente, tra l'altro ragazzi, è autodifesa. Mi hanno iniziato ad attaccare prima loro, l'avete visto tutti. È una spada. Aspetta, forse ho visto male. Forse ho visto male. Ma, ok. No, un attimo, fammi mettere un attimo la Zweihander qui. 16, 11, 16, 11. Addio Zweihander, è stato bello. No, ovviamente me la prendo sempre. Sembra essere potentissima questa spada. Ne avevano due. Un occhio, occhio corrotto. Abbiamo trovato già un altro occhio, ragazzi. Non me l'aspettavo di trovarne uno così in fretta, ma a quanto pare ce l'abbiamo fatta. Più un'altra spada dei Ravager. Me la prendo, me la prendo. Vedete, già possiamo utilizzare lo zaino e mettere qui tutta sta roba. Va bene, va bene, va bene. Basta. Mi sono perso, ho perso già abbastanza tempo. Sta arrivando già la notte in realtà. Potrebbe essere pericoloso, ma io vado verso il deserto, ragazzi. Ma prima di andare, ovviamente, mi devo segnare dove sono. Posso utilizzare la mia mappa per creare una zona che mi riporterà qui. Village. Ecco fatto, adesso sapremo sempre che qui ci sarà il villaggio. Oddio! Pochi passi vicino casa e trovo leoni, elefanti, c'ho la savana vicino casa. Oddio, oddio, oddio. Allora, senti, io non voglio avere problemi con te. Stammi lontano, io sto lontano da te. Tanto sappiamo tutti che saresti tu quello a morire, io quello a dover sopravvivere. Uno scheletro invisibile! Oddio, la mia spada lancia in aria gli scheletri invisibili! Ragni, ragni ovunque, tutti, pure loro invisibili. Posso lanciare in aria le persone con la mia spadona. Ma è già rotta. Fa cacare. Ecco perché fa così tanto danno. Io che credevo di aver trovato l'arma della vita, invece fa proprio schifo. Quindi scusami, altri due colpi e si rompe. Oh no. Brutto, brutto. Ok, potrebbe essere utile in situazioni estreme, mio Dio. Quindi per ora mi tengo la mia Zweihander. Ma che sta succedendo qui dentro? Era meglio se non fossi entrato. Ok, ok. Ignoriamo, ignoriamo, per favore. Mi scusi, per fortuna qui non c'è il casino che c'era là. Svergognati! Per favore mi faccia dormire accanto a lei, qui c'è pericolo. La ringrazio, oddio, oddio! Non voglio stare, non voglio nemmeno vedere i loro riti strani a letto, quindi me ne vado subito. Ma salve! Un creeper di bambù, guardate quanto sono belli, non sono nemmeno aggressivi, ma ciao, ciao giovine! Non so nemmeno quanti anni abbia. Quanti anni ha il bambù? Oh no, altra zona di pillager. Mi è sembrato di sentire uno dei loro versi e sinceramente gli ho appena rubato tutte le frecce, scusate. Però guarda, farò una cosa gentile, uno scambio equo, una balestra per un arco, le riesco ad utilizzare meglio gli archi. Lo sapevo! Pillagers maledetti! Voi siete assassini, lo so io! Ma mi hanno dato delle bistecche, no, che schifo! Non voglio mangiare pillager. Me l'adoro! Tenevano bene questi pillager. Fantastico. E praticamente adesso devo camminare dritto per dritto per un bel po' finché non arrivo magari in un deserto. Fantastico. Correrò sugli oceani. Oddio, non mi aspettavo che finisse così. Perché ci sono dei leoni in mare? Ma questo qui è il vostro territorio di caccia? No, scusate, sono un po' confuso. Tra l'altro non posso smettere di correre altrimenti affondo. Ci sono addirittura delle navi di pillager. Ma comunque delle navi. Ah no, era di un villager. Questa nave gliela stai rubando. Maledetto. Ma corro sull'acqua per ucciderti. Non ho purtroppo degli smeraldi da dargli. Avevo un sombrero. Melodia. Voglio quel sombrero. No. Non c'ho gli smeraldi. La prossima volta che lo rivedo sarà meglio che abbia ancora quel sombrero. Allora. Ma vengo accolto così dagli zombini.
Sono appena arrivato in una foresta e sto vedendo un orso che sta per uccidere un cervo. Ma in che foresta sono finito? Una foresta mega aggressiva. Che belli questi alberi. Adesso quelli grossi sono un po' troppo grossi per essere abbattuti in una botta sola. Ma magari questo qui, sì. Guardate che bello. È un ciliegio, è bello rosso. Fantastico. Guardate che bello quello, però non è quello che mi interessa. Ho visto questo, decisamente molto più interessante. Un portale non completo. Oh, c'era una sciarpa qui dentro. A quanto pare mi rende più fortunato. Oh, che bello che sono. Se fosse stato di un altro colore sarei potuto sembrare un bandito, sarebbe stato un po' più figo. La roba più interessante però di questo portale, secondo me, è questo materiale qui. Mi potrebbe servire. Ancora non vi dico nulla, ma utilizzato con i cristalli di ametista che avevamo trovato, secondo me possiamo farci un bel utilizzo. O ci potrei fare un'altra spada. Figa questa. Ma no, lo useremo per altro. Adesso si corre di nuovo sulle acque. Muccalli, tra le mie sofferenze. Sto viaggiando da tantissimo. Non credo che alletteranno le mie sofferenze, quindi io dovrò far soffrire loro. Ovviamente questa carne mi servirà per mangiare. No, mi hanno rubato la carne. No, ma io ammazzo te. Vieni qui. Credeva di potermi rubare la carne. Le mucche hanno allietato la mia sofferenza. Ecco qui il deserto. Spero che sia questo. Allora, lì c'è una zona bella che è desertica tutta morta. Spero che questo qui sia il deserto dove troverò la mia piramidozza. Ah, capito, è un finto deserto. Però siamo già nelle zone aride. Significa che siamo vicini a un effettivo deserto e alla mia piramide, dai. Potrò riposare un po'. Salve villaggeri, salve. Grazie per la vostra accoglienza. Mi scusi, si sposti. Non si preoccupi, una roba da una botte via. Non balli sul suo tavolo, tanto non mi vedrai mai più, ciao. The cactus. Cactus uguale deserto, sono arrivato. Non voglio andare lì, non è quello lì il luogo che mi interessa. Ma cactus uguale deserto, infatti ci siamo. Dai, dai, sono sicuro che sono vicino. È come se la mia bussola stesse fremendo. Sta tremando, lo so. Il deserto è stato superato. L'ho trovato. Il tempio, eccolo. Dopo tantissimi giorni di cammino sono arrivato. Almeno 2 giorni. Oh no, sembra che io sia stato maledetto al poter scavare, ma secondo me posso essere furbo e utilizzare i miei artigli. Ho rotto la maledizione. Allora, grazie per la maledizione, ma esattamente da dove si entra? Perché qui mi sembra tutto chiuso, eh. Forse in cima c'è una spiegazione. Ah, me devo buttare. Ma sei scemo? Sarebbe un suicidio. Magari posso sfruttare i materiali che riesco a scavare per farmi tipo una scaletta e così scendere pian piano. Dovrei avere però un secchio d'acqua con me, quindi potevo anche metterlo sopra, però sono un po' stupido, lo ammetto. Ah, che bello che è! Ci sono semplicemente però un po' di zombie. Però, allora, io inizio a illuminare la zona così da evitare rotture di balle con voi zombie. Che mi devo esplorare per bene questo tempio. Distruggiamo i loro spawners, dato che io posso. Ah, qui ci sono... Oh, cosa? Cosa? Ah, sembra essere un codice di qualche tipo. Ci sono ben 15 pagine, ma 14 sono vuote. E questo qui sono dei codici, credo, ma chissà cosa mi significano. Adesso lo capiremo, magari. Mi sembra di vedere tanti meccanismi. Sono oh, cavolo, sì, tanti meccanismi. Sono dei puzzle. Certo, come il dilemma della sfinge, ovviamente anch'io devo usare un pochettino di cervello in questo tempio. Allora, questa qui è la zona principale. Normalmente non potrei scavare, quindi dovrei risolvere questi puzzle. Vediamo. Credo che questo qui sia il primo. Magari vado dopo i libri, che già ho visto qualcosina. Intanto... Ok, qui mi dà 2 frecce, un arco, ma... Forse devo sparare al momento giusto? Tipo appena ci sono tutte le luci accese. Quasi. Dovrei sparare? Lo capirò o lo risolverò senza sapere Oh! Qui si è acceso un fuoco, credo di aver fatto la cosa giusta. Ho fatto la cosa giusta. Un puzzle sul 3 risolto. Adesso c'è questo puzzolino. Cerchiamo di capire cosa fanno questi pulsanti. Oh! Non vi sopporto, pure quei bambini. Tra l'altro sembra questi zombie mi abbiano dato qualcosa di importante. Ok, quello lì era un serpente che mi ha fatto un casino e mi ha fatto spaventare. Sembra che io però possa mettere degli oggetti all'interno di queste sacche. Ok, potrei mettere le cose che mi servono di meno. Per esempio per ora questa carne, la pelle. Quindi abbiamo dei mini zaini. Ok, cerchiamo di capire. Credo che ormai la trappola sia scattata, quindi non possa succedere più nulla di troppo male. Ma che cosa dovrei fare esattamente qui? Non credo di doverli girare. Mi sa che devo scegliere quale di questi stendardi io debba mettere qui. Forse questo?
Sì, era quello. Ho deciso questo perché era quello più simile a quello sopra. Non so se fosse la soluzione giusta, ma sembra aver funzionato. Adesso il problema da risolvere è quello con i libri. Ci sono 5 puntini neri, quindi magari pagina 5. E qua ce ne sono 8, quindi magari pagina 8. Era giusto! Ce l'ho fatta! Beh, 3 falò accesi. Oh, e si è aperta questa zona. Me butto. Ok, siamo in una nuova zona del tempio. Oddio, ma lui è spuntato dal muro. È stato inquietantissimo. Volevo provare a rubare quest'ora, ma a quanto pare non ce la faccio. La maledizione mi permette di rompere semplicemente i blocchi meno resistenti. Allora, lì mi sa che c'è una porta segreta. Ma non rompo nulla. Non voglio perdermi il fascino di esplorare qualcosa come era stato progettato, semplicemente perché io so troppo overpower. Quindi controlliamo cosa possiamo fare qui in giro senza distruggere troppa roba. Parkour con degli zombie pronti a farmi del male. Eppure a te armi le frecce, ti ho sentito, maledetto. Allora, in caso potrei mettere dei blocchi per tornare su, ma cerchiamo di evitare a prescindere anche di cadere. Quindi ecco fatto, sono dall'altro lato. Ma tu che ci fai qui? Ma tu mi segui ovunque, sei forse... Mi ami forse? Non ho nemmeno nulla da darti. Magari mi potresti aiutare a esplorare questo tempio del deserto. Altro parkour? Non mi piace. Provo a esplorare altro prima di fare il parkour, perché se cado potrei morire male. Ma non mi sembra che non ci sia alternativa. Però mi aiuto. Apro qui. Così c'è meno rischio che io cada. Io faccio tutto in maniera temeraria. Devo essere sincero, lì ho avuto dei sudorini freddi. Possiamo intanto passare fra questi luoghi qui, evitare altri mostri lì sotto. Manco vi voglio vedere in realtà. Altri cunicoli. Dai, sono sicuro che siamo vicini a qualcosa. Questa qui è una trappola. Sicuro. E lo sapevo io, guarda qui. Maledetti. E ce n'è pure un'altra subito dopo. Però questi materiali in realtà sono buoni, quindi me li prendo. Non posso nemmeno assaporare questa fantastica torta che devo passare, evitare di finire come quei poveri esploratori prima di me lì sotto. Qui c'è della lana, sembra che qui preparasse lo standard, o forse proprio le armature. Anzi, questo qui me lo prendo io, che poi ci metteremo le nostre future armature, perché sarebbe bello creare tipo a casa una zona per le armature. Oddio, mi ha dato... Mi ha riempito con debolezza perché ho provato ad aprire questa zona qui. Ma sei un maledetto. Altro leggio. Guarda quanta roba buona. Tutti i libri incantati. Prendi. Oddio. Sono gente forte questa qui. Ok, mi infilo qui. E tu non ti infili. Ok, sembrano essere forti questi. Potrei essere arrivato nella zona principale. Sembrano essere delle guardie che magari stavano proteggendo qualcosa. Aia, via da me. Via da me. Chi vi ha dato il permesso di picchiarmi a sangue? No, via. Devo controllare. Quello lì è il padrone di tutti loro, lo scarafaggio. No, ci deve essere qualcosa. Forse c'è un leader fra di loro. E innanzitutto metto un bel po' di torce così che smettino di arrivare. Sono dei guardiani non morti. No, effettivamente ci sono alcuni con delle armature più forti. No, è questo qui, guardate il faraone. Il faraone. Ammazza il faraone. Oh. Non ho più la maledizione. Sono libero, posso scavare quanto voglio. Mamma mia, vi tolgo tutto. Quanti altri libri? Ovviamente adesso prenderò semplicemente i libri più importanti. E poi continuo a togliere pure il loro spawner. Oh, questa mela è bella importante. È bella e di grande valore, tra l'altro. Vediamo. Ben 3 blocchi d'oro. Questi qua me li rubo. Tra l'altro poi all'entrata c'erano altri. Adesso mi posso effettivamente rubare tutto. Vediamo, guardate, c'era una cassa nascosta pure con una spada d'oro. In realtà fa un po' schifo. Però non c'è quello che cercavo in realtà. Io cercavo uno degli occhi. Com'è possibile che non sia qui? Forse c'è qualche altra cassa che me lo potrebbe dare. Però mi rubo anche i libri, mica sono venuto qui a gratis. Adesso, se non c'è un occhio, io ti faccio il predone schifoso e mi rubo tutto. Aspetta un attimo, salve lei. E adesso posso scavare. C'era una zona all'inizio. Aspettate che torno lì, guardate. Eccomi effettivamente all'inizio. Qui, intendevo proprio qui. Mi sa che adesso io potrei scavare qui sotto e trovare qualcosa. Togliamo questi blocchi. E guarda qui. Lì sotto ci potrebbe essere l'occhio. Ti prego. Ok, qui c'è un'altra sciarpa che mi può far diventare invisibile. Oddio. Potrebbe essere fortissima. Non lo so. Vediamo se i mostri mi individuano comunque. Un ombrello. Allora, innanzitutto togli questa roba qui, che sicuramente attiverà una trappola. Un ombrello. Oddio, posso cadere lentamente. È bellissimo. Poi c'è un cuore nebuloso. È il momento della verità. L'ultima cassa. Ti prego.
sì! L'occhio vecchio. Era la cassa, tra l'altro, più ricca. Guardate qui. Due mele dorate, tra cui una di quelle belle potenti. E l'occhio, il vecchio occhio. Le leggende dicono che quest'occhio una volta appartenesse ai grandi vermi di sabbia. Grazie. Allora, spero che questo ombrello mi possa far volare. Via! Basta, basta, qui non ci voglio stare un momento di più. Esci da qui, sì, libero, via! E credo che con questa piramide abbiamo finito, quindi... adesso è il momento di... tornare a casa. Ed è così che termina la prima esplorazione del nostro protagonista. Ma ancora molte avventure di ogni genere lo aspettano. Ma per oggi il nostro tempo è terminato, quindi... alla prossima!